Daniel gli aveva sfilato i guanti di lattice e gli aveva baciato le mani con tenerezza. La giacca a vento estiva del vecchio era lì a terra, ma lui non c'era. I due compagni erano tornati indietro con una bottiglia di vodka avvolta in un sacchetto di carta, ma l'amico era scomparso, assorto nella notte. L'avevano chiamato, ma lui non esisteva più, e nemmeno tutti gli altri uomini a cui aveva dato il respiro vitale. Uno dei due compari si era infilato la sua giacca, mentre l'altro era rimasto catturato dagli schermi riflessi sulla vetrata del negozio. Si erano fatti un goccetto e si erano infilati nel vicolo. Erano tornati a casa. Noah era crollato in auto. Daniel l'aveva lasciato dormire, se l'era caricato in spalla, anche se ormai pesava, mentre Elettra gli apriva la porta e gli faceva strada. Poi lei era rimasto a carezzargli la testa a lungo, mentre Daniel era sceso al piano di sotto. Natalia gli aveva fatto vedere il bidone dei rifiuti sotto sopra e i suoi abiti ammonticchiati e rinfusa lì accanto. Daniel si era rimesso in auto e aveva cominciato a vagare nella notte, prima nel quartiere lì intorno, poi nei pressi dell'opera, lungo i ponti sul fiume gelato, alla fermata della metropolitana, alla stazione centrale. Era passato in una piazza dove c'era un grande albero di Natale illuminato e si era fermato alla stazione di polizia dove l'aveva portato quel pomeriggio. Ma di Joseph nessuno sapeva niente. Era risalito in macchina ed era tornato a casa. In garage, immobile, in quella notte magica, aveva infilato nel lettore il famoso disco di Joseph del 1967, l'ultimo pubblicato prima della lunga scomparsa. E aveva finalmente pianto. Fine.